La leggenda si è avverata di Ari, mio nonno, Riccardo Sarmotti, la simbologia. Da sopra c'è il simbolo di Nati di Chiede, di Ari, ci sono tre libri, chissà perché sono tre. C'è una candela accesa, poi da sopra lì, con studiosi, golosi, avari, o una penna. Quando Riccardo ha detto che ha scritto finito un libro, ci siamo chiesti, mamma mia, sarà stato Dante di Chiede dappertutto. Non ci ha detto niente, ci ha buttato lì. Ho detto, era l'ora. Era l'ora, sì, però. E poi questo sospetto, ma io non dico niente di niente, sono stato veramente passi salienti, poi cominciamo, perché abbiamo un sacco di domande, perché lui ha detto, è una caccia al tesoro. Cosa per ragazzi, come stai dicendo? Poi abbiamo capito. Questo ragazzino di quanti anni avevi? Quando fai il sogno? 25. Ah, ragazzi. Facciamo dei sogni, chi non li fa? Solo che lui a un certo punto ha cominciato a fare un sogno un po' insistente. Sognava un olivo. Questo sogno dice, tormentava questo olivo che portava avanti i vigneti, chissà, si chiede il nostro amico Riccardo. Ma a me questo ulivo che sto sognando da qui vicino stava per uscire dalla stanza con il suo amico Jacopo. Ciao Jacopo, come va? Scusate il vento strano, dice Jacopo, che ci fai da queste parti? Non è il tuo compleanno oggi, auguri! Niente, niente, niente di giro, grazie per gli auguri. Te come stai? Bene, bene. Senti, ti vuoi accompagnare dal mio nonno qui vicino, così facciamo un passo insieme? Jacopo. Volentieri, dice Riccardo, si incamminano, salto dei passi. Ad un certo punto arrivano, vicino alla casa del nonno, ci sono dei vigneti, c'è una croce, e poi vedi un olivo a forma di croce, circondato da dei vigneti identico a quello del suolo. Mi blocco per stupore. Ehi, che c'è? Non hai mai visto un olivo? Domanda Jacopo, incuriosito. Così a forma di croce circondato da vigneti? No, non l'avevo mai visto. Ma mi è andato molto tempo fa, dice il nonno. Non stava dritto, pendeva i lati. Guardate qualche parola. C'è il dito che deve esserci proprio guardate. Non stava dritto, pendeva i lati, per cui l'ho raddrizzato in qualche modo e con il tempo ha assunto quella forma. Bello, vero? Bellissimo nonno, dice Jacopo, sorridendo perché lui ancora non ha capito cosa sta succedendo. Il mio stupore è dovuto al fatto che sono due notti che consecutivamente sogno un olivo a forma di croce circondato da vigneti. Un sogno premonitore, dice il nonno. Ma che, dice Riccardo, un semplice sogno. Poteva essere un semplice sogno se lo facevi una volta, ma due volte vuol dire che c'è un messaggio per te, dice il nonno con saggezza. E poi lo rimanda l'alchimista, ma salto dei passi, cosa succede? Tutte queste tre persone sono veramente un'avventura. Partono, ci vuole la palla, scavano a un certo punto, arrivati davanti al olivo, il nonno, dopo aver individuato l'ovest, indica un punto e dice, dai ragazzi, scaviamo. E il nonno comincia a scavare. Comincio a pensare che tra me siamo un po' fuori di testa. Lui pensa, ma cosa scaviamo? Per cosa? Jacopo ha compreso la situazione, gli dice, non se ne frega proprio niente, si siede, guarda. Dopo un po' il nonno comincia a sciogliersi la fronte, molto stanco, e si rivolge a Riccardo e gli dice, forse devi scavare te, dopo tutto il sogno non è il tuo. Giusto, rispondo. Cosa fa il nonno? Gli passa la pala, perché bisogna sudare le cose, bisogna farle. Va in casa a dissetarsi, prende qualcosa da bere e gli dice, oh, vai avanti te, è il tuo sogno, è la tua pala. Giusto. Dopo diverse vagate, perché c'è anche un po', attenzione, dopo diverse vagate, stunk, punto esclamativo, stunk, c'è qualcosa. Ci siamo ragazzi, grido eccitato. Jacopo si precipita verso di me e con le mani togliamo con frenesia la terra intorno a qualcosa di metallico, che assomiglia a una cassetta. È proprio la cassetta di ferro, un po' arrugginita, corsivo. Il casentino è colmo di storie, di magia, leggendari, tesori, nascosti, disseminati per tutta la valle. Ma dove ho detto tutta questa frase? Sì, certo, Dante il Conviglio si ricorda, Riccardo. Intanto il nonno torna con una bella bibita fresca e io dico al nonno, nonno, guarda cosa abbiamo trovato, si vedono partecipi di questa scoperta, è incredibile. Poi con un colpo di pala, ben assestato, rompono il lucchetto.
che viene chiusa, tiene chiusa questa cassetta, e lentamente apriamo il piccolo forziere. Ci sentivamo come dei pirati, ma rimaniamo un po' delusi quando al suo interno troviamo una pergamena arrotolata e tenuta stretta dal nastro nero. Mi faccio coraggio, a questo punto me lo faccio anch'io, se lo faranno anche i lettori, e con l'appoggio morale del nonno e di Jacopo al mio fianco non sarò più. Il manoscritto riporta questa cosa.